Buonasera, benvenuti all'appuntamento settimanale con la comunicazione economica proposta da Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con Rete 8. Nella puntata di oggi parliamo di rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Capiremo quali sono le opportunità per i giovani e che approccio hanno con le imprese. Inoltre elencheremo alcune realtà particolarmente virtuose che danno un senso al concetto di alleanza tra mondo del lavoro e mondo delle imprese. Ricordiamo in tal senso che Confindustria ha una divisione dedicata all'education e al capitale umano. Capiremo qualcosa di più parlando con gli ospiti che sto per presentarvi, tutti in studio. Quindi do il benvenuto a Claudia Pelagatti, che è responsabile area education di Confindustria Chieti Pescara. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. E ancora Dea Pelexic, dottoressa in economia e management e studentessa. Buonasera. Buonasera, grazie per avermi invitato. Ancora abbiamo il professore Giuseppe Toletti, che è docente di discipline economiche e aziendali presso l'ITS a Terno Mantone ed è anche commercialista. Buonasera, grazie. Questi sono i nostri ospiti, con loro parleremo di questo tema che ricorre nelle nostre puntate e quindi parto dalla dottoressa Pelagatti per sottolineare ancora di più quel concetto che in apertura abbiamo esposto legato alla divisione dedicata all'education che c'è in Confindustria Chieti Pescara. A lei. Grazie. Sì, è vero, c'è una divisione ormai da più di 20 anni in Confindustria Chieti Pescara, che ha appunto l'onore di essere responsabile di questa divisione, perché bisogna un po' analizzare il contesto. Un'azienda su tre oggi fa difficoltà a reperire i suoi collaboratori. Una ricerca di Unioncamere dell'informativa di Excelsior ci dice che a gennaio 2023 504.000 sono i lavoratori che le aziende cercano, quindi una buona notizia, più di 46.000 rispetto a gennaio 2022, ma anche una cattiva notizia perché quasi il 50%, oltre 230.000, sono di difficile reperimento. Questo perché? Perché c'è un tema di scarsità, soprattutto per i tecnici, per i periti, i diplomati ITS, i cosiddetti laureati nelle STEM, nelle appunto materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, ma anche perché spesso i candidati non hanno quelle competenze che il mercato del lavoro oggi globale e internazionalizzato e orientato all'industria 4.0 difficilmente riesce a trovare. Ed ecco perché Confindustria è scesa in campo nel campo della formazione con la squadra delle imprese e degli imprenditori, proprio per dare un contributo fattivo e importantissimo in termini di responsabilità sociale, ovvero intervenire nel percorso di crescita dei giovani per fornire loro degli strumenti affinché possano entrare nel mondo del lavoro con le caratteristiche appunto che il mercato oggi richiede, che sicuramente sono caratteristiche che hanno quale spinta, quella dell'innovazione e del miglioramento continuo. Assolutamente, di queste competenze, di questo mercato del lavoro che cambia in maniera anche abbastanza evidente e veloce ci siamo occupati in passato e ovviamente gli studenti sono chiamati a misurarsi con nuove sfide. Vediamo qual è la testimonianza che ci porta la dottoressa Pelexic in questo senso. A lei. Grazie. Dunque, sicuramente da parte di noi studenti penso che due sono i fattori fondamentali a cui dobbiamo dare importanza in questi anni. Uno, che a livello personale ho cercato di sperimentare il più possibile, è quello di essere curiosi.
Quindi arrivare ad avere delle competenze grazie anche alla nostra stessa curiosità di informarci, di formarci. L'altro è trovare lungo il percorso le cosiddette persone giuste, che per me nella mia particolare esperienza nell'Istituto Tecnico Statale Aterno Mantone sono stati sicuramente Confindustria Chieti Pescara e il professor Giuseppe Toletti. Confindustria è sicuramente stata al nostro fianco lungo tutti i nostri progetti svolti, ci ha dato tantissime opportunità che noi abbiamo saputo cogliere, specialmente, mi permetto di dire, grazie anche a quello che il professor Giuseppe Toletti ci ha insegnato. Tra i numerosi progetti che abbiamo fatto, ne cito alcuni più rilevanti, sono stati sicuramente partecipare come auditori a quei progetti di start impresa che Confindustria propone a giovani imprenditori. Noi ci abbiamo partecipato seppur con diciamo, la nostra poca esperienza, però ci hanno aiutato molto nel sviluppare l'hackathon chiamato Startup Abruzzo, nel quale abbiamo dovuto cimentarci nel presentare le nostre imprese simulate e quindi avere un contatto con il mondo del lavoro ancora prima che noi stessi ce ne accorgessimo. Tra altri, diciamo, altri progetti rilevanti che hanno aiutato specialmente a stringere questa alleanza di cui Claudio Pelagatti ci parlava poco fa è stato anche il progetto Fare Rete Fare Gol, un progetto indetto da Confindustria con la partecipazione di Randstad, un'agenzia per il lavoro, che nel contesto ci ha permesso di indirizzarci meglio nelle nostre soft skills, nelle competenze lavorative, sia per essere buoni candidati sia per avere un'opportunità di lavoro al più presto. Quindi una visione sicuramente moderna, stiamo guardando queste immagini di supporto che ci manda puntualmente la regia, che ci fanno capire appunto quanto lavoro ci sia dietro e quanto sia importante indirizzare le nuove generazioni verso obiettivi che poi saranno appunto spendibili sul mercato, il ruolo dei tutor, quanti studenti vengono coinvolti, quali sono le modalità per arrivare a questi traguardi attraverso i workshop, attraverso tante informazioni in cui ci si può ritrovare successivamente. E quindi questa è una visione sicuramente più moderna, più evoluta della formazione e che vorrei commentasse il professor Toletti, che è stato chiamato più volte come esempio. A lei. Grazie. Dea, la dottoressa Bereksic, perché non l'ho mai chiamata per cognome, il nome è scappato. Diciamo che mi ha nominato, ma a fianco a lei c'è stato un team, veramente una squadra che è stata creata negli anni. Ci sono tutti i miei colleghi che hanno partecipato con entusiasmo. Non è stato facile perché lavorare in un certo modo, vedete, quelle immagini che sono state trasmesse sono immagini dove si vede la cosa essenziale, è cioè che gli studenti sono protagonisti degli eventi. Abbiamo fatto squadra con Confindustria più di 10 anni fa. Credo una quindicina di anni fa con Confindustria ho avuto il piacere di far parte del progetto Minerva, dove era stata lanciata una sfida che all'inizio sembrava folle. Cioè i professori manager di che cosa? Manager dell'organizzazione del lavoro all'interno delle scuole, del futuro dei nostri ragazzi. Siamo stati formati, l'incontro è stato tenuto come leader dal dottor Bonasia, che approfitto a salutare, e tutto quel team di colleghi che ha partecipato a quella grande opportunità di essere formati in un certo senso, si trovano adesso a dirigere con successo scuole, a fare attività che vanno nella direzione della concretezza e che avvicinano, perché questo è il segreto, il mondo della scuola al mondo del lavoro. Avete detto nell'introduzione giustamente alleanza. La parola più brutta che ho sentito in questi anni, quando è stata coniata,
è alternanza scuola-lavoro. È vero che uno non può stare contemporaneamente a scuola e a lavorare, ma quella parola alternanza è stata scelta con poco discernimento. Alleanza è la cosa giusta. Abbiamo fatto squadra, non soltanto con Convindustria, mi piace citare anche la Camera di Commercio, mi piace citare gli altri player del territorio, anche l'università. E ragazzi al primo posto e noi a sostenerli, sia per dare competenze e piegare i nostri programmi, le nostre discipline a quello che più serve nel mondo del lavoro, e assicuro che non è facile, e sia poi per entrare più, diciamo, nel generale, facendo usare nuove tecnologie, nuovi strumenti, e questo in un'ottica sempre di miglioramento continuo, senza mai accontentarsi di quello che si fa per andare avanti. Il segreto è questo. Prima lei ha citato Bonassia, che è stato più volte nostro ospite, appunto poneva, ha sempre posto l'attenzione su quanto sia importante guardare gli orizzonti con un'ottica di entusiasmo, ma non solo, anche anticipando i tempi. In tal senso vorrei sapere sempre da lei, professore, gli studenti che cosa chiedono, come si pongono di fronte a queste nuove sfide del mondo, non solo del lavoro, ma anche quello della formazione? Questo è un tema veramente molto delicato. Gli studenti attualmente, spontaneamente, soprattutto quelli più giovani, chiedono poco, conoscono poco, e il problema sta nell'informarli, di sensibilizzarli, farli muovere i primi passi in una certa direzione, e non è semplice perché l'organizzazione scolastica è un'organizzazione complessa, dove non è facile incastrare le iniziative concrete come queste che abbiamo fatto, ha citato la dottoressa Plexic e la dottoressa Pellagatti, con quelle che sono le attività ordinarie, normali della scuola. Bisogna creare delle task force, per forza, sono il gioco di parole, per poter piano piano sensibilizzare i ragazzi. I ragazzi, una volta che vengono sensibilizzati, cominciano a reagire, piano piano crescono e si hanno degli esempi veramente inattesi, perché inaspettati e molto molto belli. Lei è un esempio, ma quei filmati che avete visto sono stati creati, avete visto a un certo punto, parte la 2018, era l'anno grosso modo che si sono diplomati loro, quella è roba che hanno fatto loro, hanno realizzato loro dall'A alla Z, non solo dentro, perché hanno fatto le simulazioni di imprese, hanno fatto i workshop, hanno presentato, e sono stati invitati anche a Innovazioni a presentare i loro progetti di piccole imprese. Noi li abbiamo guidati, Confindustria e altri importanti player del mondo della formazione e del lavoro sono venuti a scuola, hanno dedicato il loro tempo, hanno dato suggerimenti, ci siamo visti più volte e abbiamo creato delle piccole imprese, piccole start-up, apprendendo dal niente. La sensibilità cresce con il lavoro, la sensibilità cresce se, come modellare il ferro, devi batterlo, devi scaldare sempre, dopodiché esce fuori qualcosa di buono. Quindi bisogna insistere, bisogna rapportarsi in maniera sinergica per riuscire poi effettivamente a tirare fuori dei contenuti. Sì, bisogna fare squadra, perché se sei da soli, anche in due, tre colleghi, bisogna fare squadra, una squadra forte, coesa, unita, con soggetti esterni, perché la credibilità cresce. Perché le stesse cose, se le diciamo noi ai nostri studenti, come professori tradizionali, abbiamo una credibilità limitata. La scuola purtroppo è questa, è diventata questo. Se invece si associano e si fa un mix di queste cose, piano piano la sensibilità cresce e loro si rendono conto che sui libri le cose non sono poi tanto diverse da quelle che stanno in realtà, sono presentate forse in una forma diversa. Sta a noi essere brevi a collegare le cose. In questo senso dobbiamo fare da manager. Assolutamente, ci riuscite.
Sappiamo che non è facile, però bisogna trovare le giuste sinergie. Abbiamo citato più volte appunto Confindustria, quindi passerei la parola alla dottoressa Pelagatti per capire un po' di più in merito ai risultati ottenuti in questa sinergia tra mondo della formazione, mondo della scuola, lavoro, mondo dell'università e realtà imprenditoriali. Che cosa viene poi fuori in maniera concreta? Prego, dottoressa. Sì, è proprio così, ha citato benissimo. È una, come diceva anche il professor Toletti, è la squadra che ha raggiunto questi risultati. Confindustria da sola non potrebbe, ma noi la chiamiamo comunità educante, fatta da i docenti, quindi il mondo della scuola, i dirigenti, gli studenti, ma anche le loro famiglie, che hanno sempre un ruolo molto importante nella formazione e nella crescita dei giovani, e poi il mondo delle imprese. Tutti insieme la comunità educante cos'è? È un insieme di attori che hanno un linguaggio comune, degli obiettivi comuni e lavorano proprio in stretta sinergia per appunto raggiungere questi risultati. E quali sono, tante sono le iniziative, alcune le ha già citate la dottoressa Peleksic. Diciamo che Confindustria segue tre direttrici principali nelle sue iniziative nel campo dell'education e della formazione, che sono, intanto si rivolgono a tutti i gradi e livelli di istruzione, quindi abbiamo anche coinvolto delle volte delle scuole primarie fino ad arrivare al più alto grado di istruzione, cioè il dottorato di ricerca, per cui su tutti i livelli abbiamo delle progettualità. E poi c'è un'altra caratteristica che tutte queste iniziative insomma hanno, sono sempre gratuite, cioè per policy Confindustria decide di non gravare mai sulla scuola né tantomeno sulle famiglie, quindi cerca dei livelli di finanziamento per poter sostenere i costi di queste attività. E le direttrici, come dicevano, sono tre: la principale è quella dell'orientamento, poi c'è quella della diffusione di cultura di impresa, far conoscere il mondo quindi delle imprese, ed infine quella della valorizzazione delle eccellenze attraverso il merito. Il progetto principe nel campo dell'orientamento è stato citato, il Fare Rete Fare Gol, è quello che nacque nel 2015 quando l'alternanza scuola-lavoro divenne obbligatoria per tutti, ma oggi è un progetto, si è trasformato in progetto di orientamento e sviluppo delle competenze trasversali. Ovvero fornire ai ragazzi quella cassetta degli attrezzi, di strumenti per poter affrontare al meglio il mercato del lavoro. L'obiettivo principale è conoscere per scegliere, cioè raccontargli il contesto, i settori, cosa significa essere imprenditore oggi, fare impresa, e i ragazzi quindi hanno quegli strumenti per scegliere meglio il percorso da compiere. E ciò lo facciamo ogni anno, ormai da 8 anni, incontriamo 1300 studenti, quindi insomma con un impatto forte sul territorio, coinvolgendo un po' tutte le scuole, tutti gli istituti secondari superiori. Nell'ambito della cultura, della diffusione della cultura d'impresa, anche qui è stato citato Start Impresa. Start Impresa che aiuta i giovani a trasformare l'idea da idea imprenditoriale in concreto progetto imprenditoriale. Ne abbiamo visti oltre 130 nei primi 10 anni di vita di questa iniziativa, molti dei quali sono diventati impresa, sono diventate nuove realtà imprenditoriali che esistono tuttora, quindi comunque anche qui un bel successo. Ed infine la valorizzazione delle eccellenze attraverso il merito, due sono i progetti principali. Il primo, Imprese in Accademia, è stato già approfondito insomma in altre puntate, però è un progetto che in 10 anni ci ha dato, oggi alla 12ª edizione, veramente tanta soddisfazione per numero di studenti coinvolti, oltre 2350, di cui circa 310 selezionati e formati, con 85 stage attivati e 106 progetti realizzati. Quindi anche qui numeri concreti veramente esempio di responsabilità sociale delle imprese
rivolte ai giovani. E infine un altro progetto, l'Innovation Hackathon, è una gara di idee che dura 2 giorni nell'ambito di un'iniziativa importante, il Festival delle Innovazioni, in cui ragazzi universitari, studenti universitari divisi in team e seguiti da mentor qualificati, in sole 48 ore vanno a trovare delle soluzioni innovative a dei casi concreti aziendali, posti quindi da aziende. Insomma, una serie di iniziative che in qualche modo permettono a Confindustria Chieti Pescara di comunicare qual è il valore del lavoro, la bellezza dell'intraprendere, del trasformare un'idea in un progetto e un progetto in un risultato concreto, ma soprattutto il valore del lavorare insieme, perché il lavorare insieme ci fa fare meglio, di più, e ci permette di raggiungere continuamente sempre traguardi nuovi e più sfidanti. Quindi insomma il valore davvero di questa alleanza e della comunità educante. Decisamente. Mi veniva una curiosità. Voi avete visto nell'arco di tutti questi anni effettivamente evolversi il mercato del lavoro, evolversi anche tutto ciò che riguarda l'ambito della formazione. Che cosa avete notato nei progetti? C'è una mutazione, per così dire, nelle idee che propongono i giovani? Non lo so, così mi viene in mente. Prima si era più orientati ai servizi, adesso più verso la tecnologia, il discorso della green economy. Cioè, ci dica lei. Sì, assolutamente. C'è un tema particolare. Noi, quando mettiamo in campo questi progetti, li viviamo proprio sul campo, nel senso, dire incontriamo 1300 studenti l'anno significa che bene o male almeno un giorno a settimana siamo nelle scuole, nelle università, negli ITS. Perché? Perché la nostra progettazione arriva proprio da loro, cioè dal confronto con i giovani, che ci fanno capire quali sono le loro esigenze. Solo così possiamo fare una progettazione che appunto sia al passo con i tempi e soprattutto risponda anche alle caratteristiche che cambiano continuamente, non solo del mercato del lavoro ma anche dei giovani stessi. Quindi trovare anche degli strumenti nuovi che non possono essere quelli di 10 o 20 anni fa, ma devono essere assolutamente digitali, diversi, catturare la loro attenzione, ma sempre con lo stesso obiettivo: aiutarli e supportarli nella loro crescita professionale e personale. Quindi le imprese continuamente lavorano proprio su questi aspetti. Devo dire che insomma il gruppo di imprenditori è davvero molto attento e sensibile ai cambiamenti, quindi li governa invece di subirli. Questo è importante. Li governa, immagino, in qualche modo cerchi di precedere e intravedere prima quali possano essere gli orizzonti e gli sviluppi. Abbiamo parlato di un mondo che cambia con tante sollecitazioni e di giovani capaci di interpretare al meglio, appunto, ripeto questa parola che ben calza, nuove sfide. La dottoressa Pelexic ci può dare appunto una testimonianza e ci farà capire un po' meglio, attraverso il suo vissuto, questo mondo dell'università, il mondo dei progetti, in che modo per lei è stato sicuramente un traguardo ed è tuttora appunto una sfida. Grazie. Beh, sicuramente, come diceva la dottoressa Pelagatti, le opportunità sono tante, specialmente nel mondo universitario sono veramente numerose. Il discorso si concentra poi però nel saperle cogliere, nel saperle sfruttare e saper farne tesoro, prendere tutto quello che c'è di valore all'interno di questa opportunità. Le opportunità che mi piace citare sempre sono il Career Day, che è una giornata in cui l'università apre le porte a tutti gli attori economici del territorio,
in cui le imprese cercano di proprio capire, avere questo discorso con noi giovani e di cercare più che altro di capire noi stessi quali sono poi le opportunità che queste stesse imprese possono darci. Nel Career Day gli studenti vanno a interfacciarsi tramite dei colloqui con imprese che magari in quel momento ricercano delle figure per fare dei tirocini formativi, dei tirocini curriculari ed extracurriculari, oppure imprese che hanno del potenziale da investire in formazione per poi magari avere delle prospettive di carriera all'interno delle stesse. Altro progetto citato sempre dalla dottoressa Pelagatti è il progetto Imprese in Accademia. Il progetto Imprese in Accademia secondo me e per me è stato un salto di qualità all'interno del percorso educante, perché si tratta di poi andare a mettere in pratica tutto ciò che si studia nei libri, e studiare nei libri universitari molte volte ci troviamo a dover studiare delle situazioni che ci sembrano così tanto irreali, e poi metterle in pratica invece ci fa rendere conto di tante situazioni che caratterizzano il territorio e le aziende dello stesso territorio. Infatti con Imprese in Accademia l'opportunità è stata veramente grande, perché oltre ad aver, diciamo, essere stata scelta per partecipare a questo progetto, ho avuto anche la fortuna di partecipare in un'impresa locale, Fameccanica, in cui grazie a questo contatto che ho sviluppato con questa azienda ho svolto anche il mio tirocinio curriculare. E da qui ci tengo proprio a dire il discorso non sta solamente nel studiare e avere opportunità, ma è proprio nel concentrarsi a coglierle, a cogliere il meglio di esse. Che cosa ha riscontrato sul campo di diverso, di migliorativo oppure di particolarmente impattante rispetto al processo di formazione universitario? Allora, sicuramente quello che le imprese cercano sono studenti formati, però credo che la carenza a livello proprio del sistema universitario locale, diciamo, è proprio nella pratica, nel mettere in pratica tutto ciò che viene studiato. Faccio un esempio di questa esperienza. Nel 2021 mi sono, diciamo, trovata a fare un Erasmus, un progetto Erasmus, cioè uno studio di 5 mesi all'estero, in cui ho notato che le università estere, in particolare nella Croazia, sono molto più orientate al sviluppare il senso pratico dello studente, cioè studiare in ambito teorico tutto quello che deve essere poi implementato in ambito pratico e implementarlo, creare delle soluzioni, dei casi studio in cui gli studenti toccano con mano effettivamente quello che è la realtà imprenditoriale. Quindi qualcosa di più pragmatico e vicino a quello che accade tutti i giorni, non tralasciando ma sicuramente dando un peso diverso a quella formazione un po' più rigida che resta solo sui libri. Mentre la dottoressa spiegava il suo vissuto, il suo racconto così ricco, c'era il professore che annuiva, e quindi mi piacerebbe un suo punto di vista in merito, perché questo si collega, no, con quel discorso di scuola moderna, scuola del futuro in qualche modo, che in realtà è presente. Beh, certo, annuivo sì, perché la dottoressa l'ho conosciuta che nel 2014, è stata l'unica classe, perché le cattedre poi girano, si formano e i problemi di burocratici cozzano contro un po' di praticità e la continuità che ci dovrebbe essere. Siamo stati 5 anni insieme, grandi difficoltà, ma la prima cosa che ci tengo a dire è che se lei ha fatto tutte queste esperienze è perché è cresciuto in lei la prima cosa l'entusiasmo, la passione. Senza passione, senza entusiasmo non si combina niente, ma proprio niente. E noi dobbiamo instillare questo germe benefico per sviluppare la curiosità,
Queste sono le prime cose, perché se non riusciamo a farlo e i fogli di carta, i testi che sono migliorati, sono interattivi, digitali, l'evoluzione è stata enorme, soprattutto in tutte le materie, ma nella mia disciplina è stata veramente grande, l'ho seguito passo passo. Adesso sono veramente all'avanguardia, e di tutte le case editrici, non è che... danno una mano fortissima a concretizzare e a passare, riducendo le spiegazioni teoriche al minimo, facendo toccare con mano le applicazioni e a fare le simulazioni. I case study sono diventati una cosa ormai normale, quasi quasi, anzi è ribaltato la logica dell'insegnamento, si passa dal concreto e si astrae verso la teoria, è fondamentale. Questo vale non soltanto per progetti di impresa, vale per i progetti della propria vita, vale per i progetti anche per andare a fare una scampagnata, per andare a giocare una partita, per stare in compagnia con gli amici. Fare un progetto significa vedere quali sono le risorse, che cosa si vuole fare, come lo si vuole fare, dove si vuole arrivare. Sembra una cosa banale, ma abituare i ragazzi a ragionare su queste cose in tutte le materie, perché la guerra che è stata dichiarata da alcuni istituti, faccio nomi in generale, dicendo che l'alternanza scuola-lavoro, o adesso si chiamano percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, che già è una cosa che suona decisamente meglio, non ha senso, perché fare pratica in certe cose serve sia a chi si occupa d'arte, storia, filosofia, teologia, matematica, geografia, economia aziendale, diritto. Basta piegare la propria scienza e le proprie qualità di docente verso la concretezza. E i testi adesso aiutano, 10 anni fa no. Quando ho cominciato a insegnare a lei, non c'era un grande supporto e loro quindi facevano molta fatica. Mi ricordo che mi guardavano un po' stralunati perché non vedevano le cose che io dicevo dentro i loro libri. Piano piano ci siamo organizzati e con gli esempi concreti, e lei se le ha fatte tutte le iniziative della scuola. E quindi siamo contenti di questi miglioramenti che ci portano sicuramente verso un futuro più roseo, in cui l'interazione, le sinergie devono essere il punto centrale e fondamentale. Quindi siamo giunti al termine della nostra trasmissione e per questo motivo ringrazio gli ospiti che ci hanno accompagnato in questo percorso. Saluto quindi Claudia Pelagatti. Grazie. Grazie. Dea Pelexis, Giuseppe Toletti. Grazie. Per la regia e le riprese rispettivamente ringrazio Andrea Di Fabio e Francesco Berardinelli, ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata.